1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Buongiorno, grazie. Grazie mille e buona live. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Voilà, buongiorno, grazie e benvenuti alla live. A breve si parte. Scusate un attimo, un po' di pazienza. C'è stato un piccolo problema tecnico.
Grazie a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Ci siamo. Eccolo, mi è stato, buongiorno, mi è stato suggerito da un altro amico del canale. L'ho potenziato fino a 180 cavalli. La musica è troppo alta, va bene così. Facciamo un bel sound check in chat. Buongiorno a tutti. Grazie per essere accorsi in live. Non avevo programmato questa live, però volevo provare il Landini e quindi ho detto, invece di provarlo da solo, faccio una live così magari condivido l'esperienza con gli amici. Gentilmente, se potete dirmi se la live è fluida o eventualmente se il video scatta. Vediamo un po' la regia della chat cosa dice. Perfetto, ho alzato un po' la risoluzione, da 540 l'ho messa a 720. E quindi, perché alcuni utenti mi hanno detto che su alcuni device o dispositivi non riuscivano a visualizzare il video correttamente. Notavano un po' di lag e un po' di segnale degradato ogni tanto. Oh yeah, facciamo un po' di rap, poi pop. Questo sarà un po' più funk o R&B, rhythm and blues. E questo è come si presenta il Landini all'interno. Si somiglia molto anche al quadro di strumentazione, somiglia molto allo Stara, anche dal profilo. E poi il quadro di comando invece qui, insomma, pare che somiglia anche un po' a Lamborghini. Cataplacco 230.305 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Cataplacco, benvenuto e grazie per il follow. Al momento sono in una partita in single player, però se ti fa piacere organizzo la farm e ne creo una online, così magari ti
si può giocare insieme. Anche perché c'è anche l'amico 9Gire0, che anche lui è un giocatore appassionato come noi di farming. Quindi, volendo, si potrebbe anche fare una reunion e provare un pochettino a divertirci insieme. Ci si organizza, mi organizzo, creo un server e si entra insieme. Appena finisco di passare la calce viva qui, vi faccio vedere anche un po' gli altri mezzi, il parco mezzi. Sto anche utilizzando la mod dell'usato, per cui questo mezzo l'ho comprato praticamente che aveva 5 ore di lavoro e io ho iniziato a lavorarci proprio in questo un quarto d'ora fa più o meno, quando è iniziata la live. È come se fosse, non dico nuovo, però insieme a voi lo stiamo testando.
La parte frontale assomiglia molto a quello dell'Ostara, se non addirittura sono identici. Abbassiamo un po'. Decisamente meglio così. Vediamo se soltanto questo campo ha bisogno della calcettiva. Ecco, anche questo qui. Ok, quindi andiamo a rifornirci qui dietro.
Ottimo, direi. Questo Landini si sta comportando bene. Ottimo, direi. Questo Landini si sta comportando bene. Dopo aver passato la calceviva sui due campi, andremo a fertilizzare con il digestato. Dopodiché la ratura e poi la parte della semina la faremo in un secondo momento. Adesso andiamo a prendere lo spargi digestato, lo spargitore di digestato e procederemo poi con la fertilizzazione dei campi. Come spargi liquame, ho preso un Valselli in 4 assi Valselli. Che ora vi farò vedere. È questo qui, da 40.000 litri. Però mi sa che sarà un po' difficile muovere il Valselli, quindi diciamo che al momento il test dell'Andini termina qui. Quindi grazie a tutti per avermi seguito. Approfitto per, come sempre, per chi mi guarda da YouTube, dal link in descrizione troverete i miei canali social, i canali social del Facebook dell'Angolo dei Simulatori e la Duncan Transport SRL. Vi lascerò anche il link dove potrete trovare le mod sia dell'Andini che del Valselli.
Bene, per il momento è tutto. Io sono Fabrizio di Dub Logistica. Vi ringrazio per essere stati con me. E come sempre, vi auguro una buona continuazione. E se vi va, condividete i miei video per qualsiasi cosa. Poi, ovviamente, lasciate un mi piace, un commento, condividete. Grazie a tutti e buona continuazione. Alla prossima.